Ciao a tutti, sono Stefania, sono la truccatrice di salvalapelle.it. Da oggi in poi faremo dei tutorial di make-up dove vi insegnerò a truccarvi e scopriremo che alcuni dettagli del make-up non sono poi così tanto difficili. Con il pennello per il correttore andiamo a prenderci pochissimo correttore e lo applichiamo proprio sull'occhiaia. È importante non andare sotto in questa zona, altrimenti il potere del correttore verrebbe annullato perché otterremo un effetto bidimensionale. Andiamo fino a qui, proprio a coprire tutte le ombre che da questa parte. Ci facciamo aiutare con il pennello. Per un effetto più naturale possiamo usare le dita perché il calore del polpastello fa penetrare meglio il prodotto. Adesso andiamo ad applicare il fondotinta con il pennello del fondotinta. Io amo partire da questa parte, anche perché così siamo sicuri di non sbagliare il colore, visto che il colore è giusto provarlo sempre in questa parte della mascella, così possiamo notare se ci sono stacchi con il collo che non dovrebbero mai esserci. Con dei movimenti dritti, un po' circolari, non lo tiro troppo altrimenti la pelle lo assorbe. Se ci sono dei difetti posso picchiettarlo in questo modo, lo posso tirare così nei capelli, così il risultato è ancora più naturale, non si vede. Questa parte qua facciamo più attenzione perché potrebbe depositarsi in questa parte del naso, andiamo fino sulla fronte. Se è una texture long lasting è meglio applicarlo subito perché altrimenti poi fa le macchie. Questo è abbastanza cremoso, quindi può aspettare anche un paio di minuti una volta che è stato già depositato sul viso. Visto che qua era un pochino arrossato, andiamo un po' più delicatamente. Per fare il naso prendiamo la spugnetta, tamponiamo un pochino e con questo movimento riusciamo ad applicarlo correttamente. Con il pennello lo tamponiamo così l'effetto è più delicato, perché la spugnetta quando premiamo forte viene molto coprente. Continuiamo sulla fronte. Stiamo attenti a questa parte che in genere è quella che viene più trascurata perché c'è l'attaccatura dei capelli e con le dita possiamo aiutarci in questo modo. Così svanisce con l'attaccatura dei capelli. Andiamo ad applicare un illuminante, questo è un rosato un po' argento, molto luminoso, lo andiamo ad applicare per dare proprio il punto luce, in questo modo. Deve essere un tocco perché poi rimarrà solo un'ombra delicatissima perché metteremo la cipria, giusto per dare un po' di luce. Un piccolo trucco per togliere la stanchezza, lo applichiamo sopra all'arcata sopraccigliare, sullo zigomo e lo portiamo fino a qui. Se ci piace l'effetto possiamo applicarlo anche in questa parte.
con un correttore un pochino più chiaro, anche un tono più chiaro rispetto al colore del fondotinta, andiamo a prendere la dose giusta per andare a enfatizzare l'esterno del contorno labbra. Perché anche il contorno labbra è un po' irregolare, questa è una fase che va fatta adesso, perché tutte le texture cremose vanno prima di quelle polverose, quindi prima della cipria. Non abbiate paura, che sembra quasi che si cancellano i contorni, ma è proprio l'effetto che vogliamo. Adesso con il pennello da cipria per i ritocchi andiamo a prendere un pochino di cipria, andiamo a ritoccare, deve essere proprio pochissima, per quello andiamo proprio a tamponarla sulla mano. Possiamo anche soffiare sul pennello, ma facendo proprio questo gesto siamo sicuri di rimuoverla uniformemente in tutto il pennello. Andiamo proprio a correggere questa parte, così andiamo a fissare il correttore che abbiamo messo prima. Cambiamo pennello. Andiamo a usare il pennello grande per la cipria. Prima andiamo a picchiettarla così si deposita. Deve essere comunque sempre pochissimo prodotto, così siamo sicuri di non fare un pasticcio. Questa cipria in particolare è trasparente, non dà proprio colore e non va proprio a virare il colore in sé del fondotinta. L'ultimo gesto che andremo a fare è più circolare e serve anche a togliere la cipria in eccesso. Il pennello è quasi pulito quando andiamo a fare questa operazione. Con il pennello del fard e un tocco di terra matte, anche un tono più scuro rispetto a quello del fondotinta, andiamo a ritoccare tutti quei punti che ci piacerebbe smussare, come la fronte larga, un nasino un po' troppo sporgente, un tocco anche sul mento, e se ci piace possiamo usarlo anche come fard. Con il pennello del fard andiamo a sfumare leggermente la tonalità di fard che preferiamo, in questo modo, dallo zigomo verso i capelli, evitando il classico movimento un po' troppo circolare che rischia di diventare innaturale. E questo è il risultato finito. Salvalapelle.it. Sapere e bellessere.